L'arte come racconto di un legame che travalica i confini fisici. L'arte come laboratorio e privilegiato strumento per esprimere talenti e scrivere percorsi di vita unici nella loro diversità. Attorno a questo tema e al valore dell'arte che riabilita, crea, unisce e cura, ruoterà l'intenso programma del secondo meeting internazionale Art That Cares, che si svolgerà a Giulianova da mercoledì 18 maggio a venerdì 20 maggio. Location il MAS, Museo d'Arte dello Splendore. Sono 20 anni che noi assieme a degli amici cinesi portiamo avanti un progetto che è il vero motivo per il quale abbiamo pensato questo meeting, che sarà un racconto di un cammino che dura da 20 anni. E così con la Finlandia, il rapporto è più recente, sono amici giovani con i quali condividiamo però la stessa passione e anche gli stessi modi, metodi di lavoro. Sono anni che dico che evidentemente ancora non si è percepita la grande valenza di una creatura voluta fortemente da padre Serafino Colangeli 54 anni fa, e che in questo oltre mezzo secolo di vita ha messo a dimora radici fortissime in un ambito che è il sale della nostra vita, la solidarietà. La promozione della persona passa attraverso queste iniziative, che possono sembrare solo riempitive del tempo, dell'occupazione, no? Ma quando ci si rende conto che attraverso per esempio i laboratori si manifestano quelle capacità che magari una persona messa a margine della società non ha la possibilità di fare, io credo questa è la promozione della persona.